Siamo pronti per iniziare la nostra intervista. Allora, Giulio Mori, intanto eh, ciao, buonasera e benvenuto al Coraggio delle Idee del Circolo Culturale per Luigi Ghina. Eh, grazie a voi de, di questa opportunità. Eh, buonasera, non si sa a quest'ora se dire buonasera o buon pomeriggio, no? Eh sì, <ride> oh, dai, facciamo buonasera. facciamo buonasera. Ecco Allora, Giulio. Domani sarai presente al Circo Lighina per sì. tenere questa conferenza. Sì. E noi abbiamo anche, tra l'altro, il tuo libro, il tuo romanzo qui davanti che ci hai gentilmente concesso. E, ed è, ho già anche sfogliato e anche, anche delle illustrazioni molto interessanti tra l'altro. Allora intanto per, eh, per presentarti un po', beh, tu sei eh, dottore di ricerca in ingegneria dell'informazione sì. e ricercatore presso l'Istituto ISTI del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa. Sì. Hai molte pubblicazioni sull'usabilità delle interfacce utente multidispositivo. Interfacce utenti accessibili per non vedenti, ambienti collaborativi e learning di emozioni in, in user experience. Una serie di esperienze personali alla scoperta di te stesso ti hanno condotto ad approfondire una diversa realtà oltre i cinque sensi, fino a riscoprire un sopito inaspettato arcaico richiamo per le antiche conoscenze del passato e tieni anche un blog. Che è la via dei sogni, diciamo così. <ride> allora eh, intanto eh, c'è la figura rilevante in questo romanzo di, della cioè, di Maria Maddalena. No? Sì. Chi è Maria Maddalena? E perché il cammino di Santiago attira ogni anno così tante persone? Quale mistero si cela dietro la linea di San Michele? Quindi insomma, prendi diciamo. Eh, molti argomenti anche delle figure comunque che conosciamo eh, nella nostra tradizione ci sono state rappresentate in un determinato modo però eh, già dal titolo e un po' dalla descrizione mi sembra che tu vuoi presentare questa sera un'altra veduta un altro un altro possiamo dire quasi anche paradigma. Un altro punto di vista, diciamo. Ecco, un altro punto di vista. Intanto ti chiedo, Giulio, anche se eh, eh, ho detto brevemente di che cosa ti occupi, però adesso hai la possibilità di presentarti tu eh, ai nostri radioascoltatori, ci vuoi dire intanto mh, da dove è partito anche questo tuo percorso di, di ricerca interiore e personale che ti ha portato poi a voler scrivere questo romanzo? che comunque è frutto di tante ricerche certo. e di studi che immagino hai fatto per molti anni. Sì. diciamo quello che hai descritto prima tu, eh, Viviana, è diciamo il curriculum ufficiale, insomma. Mm -hmm. è, il, il curriculum non ufficiale è partito alla ricerca di me stesso, insomma. Mm. E sì. Che poi è un po' no, lo spunto che cerchiamo tutti, almeno chi chi vuole scoprire sempre più e non dà per scontato quello che gli viene propinato dalla realtà di tutti i giorni, dalla quotidianità. E è la storia di un ricercatore no? e scientifico, e oltretutto cattolico, molti anni fa, che diceva addirittura il rosario tutti i giorni. No? Quindi e già queste due cose non compasciano, c'è qualcosa che non, no. No, non, qualcosa lo che non torna, sì. no? ufficialmente non ci sarebbe ci sarebbe qualcosa che non torni. Ma diciamo, fra l'altro questa ricerca è stata frutto di 15 anni sul campo, insomma, in vari luoghi del mondo. E' Praticamente è iniziato tutto dopo la morte della madre di questo protagonista, e quindi la storia si basa su questa ricerca di 15 anni, ovviamente è stata fatta scritta sotto forma di storia affinché fosse fruibile un po' a tutti perché sennò diventava un manuale tecnico insomma, e invece certe cose bene che vengono conosciute insomma. e diciamo tutto è partito da un disagio interiore dopo la morte della madre su certe cose della realtà che non tornavano più no? anche perché si dice ma noi abbiamo la certezza di sapere tante cose no? ma in realtà che cosa sappiamo davvero? Eh, oppure sarebbe meglio dire che cosa pensiamo di sapere perché la maggior parte no, delle persone effettua un percorso di studi no? e quindi gli vengono dette tante cose no? eh, e fra l'altro il percorso di studi è basato su un metodo un po' curioso perché ti vengono fornite delle informazioni mm -hmm. e passi a livello successivo no? quindi a passi il corso o di laurea o la scuola, quell'esame, insomma, eccetera, eccetera, quando ripeti quello che ti è stato detto, <ride> e quindi prendi un po' per buono no? quello che ti è stato detto. E così va ad esempio anche per le religioni. Se pensate, fra a parte le principali religioni del mondo, no? ci sono fra movimenti istituzionali, filosofici, tribali, circa. È anche difficile calcolarne esattamente uno. Siamo su un'entità di 30.000 30 tipi di religione. E se pensate bene è parecchio, no? perché questo vuol dire che un argomento così importante qual è quello di Dio, vuol dire che forse si è capito ben poco. Perché una cosa così importante si dovrebbe avere una chiarezza no? eh, immediata. Anche per esempio il tema delle vite passate. Sì. che per la religione cattolica sì. no? è un tabù, che poi uh -huh. eh, domani lo spiego anche bene no? Alla, a questa conferenza, che in realtà i padri della Chiesa ne parlavano proprio, no? poi misteriosamente <ride> questo tema delle vite passate è un po' sparito, insomma. però ci sono anche altre religioni che, in cui la reincarnazione è una cosa tangibile. No? E ci crediamo evoluti, eh, se pensiamo no, anche a altri argomenti importanti come la nostra origine. No? Eh, cioè, pensate che a chi è credente no, gli viene detto dell'origine. Chiaramente parliamo della religione cattolica, si parla, gli viene detto di Adamo ed Eva. Chi non crede, eh, e quindi ascolta no, la campana scientifica, gli viene detto la scimmia. No? Senza contare poi le altre tradizioni del mondo. Quindi diciamo. Ce n'è un po' per tutti i gusti, un po' in tutte le salse. Sì. E, e anche per esempio un tema, no? Su, la scienza conosce 100 miliardi di galassie, no? Conosce, lo metto sempre fra virgolette, no? Perché... E, e, e però, mh, con, ad, ad oggi, no? la, la campana ufficiale, nonostante tanti avvistamenti, fra l'altro anche di persone nell'ambito militare che poi vengono screditate, no? Dagli stessi governi, mm -hmm. eh, anche su questo no, c'è una confusione totale. Non parliamo poi della, della medicina, no? che eh, con tutte le cure alternative no? con, in cui si hanno anche dei risultati, però medici addirittura che prendono anche altre vie, escono un po' fuori dal seminato, poi vengono radiati. No? Basta vedere il tema recente del vaccino, è uno dei più banali insomma che certo. e infatti la medicina no, ora senza nulla togliere no? anche a, a quello che di buono c'è però eh, se pensiamo che la maggior parte delle malattie eh, sono incurabili no? e proprio perché si va a curare l'effetto anziché la causa è un po' come tirare una bomba no? sul terreno mm -hmm. e pensare di tapparla no? E Però, chi è che ha tirato la bomba? No, non lo sappiamo. No? Andiamo a curare l'effetto, a tappare la buca, e questo anche la clonazione: insomma, di, ci consideriamo evoluti, crediamo di sapere di avere tutte queste certezze. Però addirittura le guerre no? che anche al giorno d'oggi continua a essere, ma anche fra le religioni stesse, come il mio Dio è più forte del tuo, no? e eh. questo <ride> è talmente assurdo. No? Per, eh, per un'umanità che dovrebbe essere nell'amore no? e ne, nell'ascolto degli altri. Certo. E parlando un attimo della tua esperienza. Certo, certo. Cioè, Tu uh, hai detto che sei partito essendo un fervente cattolico, sì. è quello che ho capito. E a un certo punto perché, cioè nel senso, adesso noi ci troviamo tra le mani un 450 <ride> pagine... E anche abbastanza ben dettagliate di tue ricerche sì. in merito a vari argomenti. Come è partita la scintilla di voler capire queste cose? Sì, è partita da, da, una cri da due crisi personali, mm -hmm. eh, in cui no, nei momenti finché va tutto bene, dove dovremmo imparare anche lì, non nei momenti più felici. però diciamo, in, quello dove si impara di più sono anche le crisi personali. In cui ti fai delle domande, non ti metti in gioco, e soprattutto a un certo punto ti fai delle domande, no? su prima diciamo che riguardano te e poi che si allargano, no? e, e soprattutto nel mio caso non, si cap non capivo perché tutto quello che mi veniva spontaneo, che ai tempi per la religione cattolica era tabù, come frequentare. Ad esempio de, dei corsi, delle situazioni anche che vanno un po' oltre i cinque sensi, no? convegni, eventi, eccetera, eccetera, mm -hmm. o leggere semplicemente dei libri con curiosità. Mi facevano star bene. Mi, mi facevano proprio star bene dentro. E tutto quello che mi era stato insegnato a partire dalla religione, da, dall'educazione della scuola, fino ad arrivare all'università, fino al dottorato c'era qualcosa che mi strideva dentro e, mm. e questo è molto strano perché ti vengono dette le cose, ti fanno star male e poi invece tutto quello che ti viene spontaneo da dentro di te invece ti fa star bene e soprattutto poi mi sentivo att attratto da certi luoghi eh, che in cui non ero mai stato, no? in certi luoghi del mondo e dice uno può aver visto una foto, no? può aver visto qualcosa. Però, c'era proprio questo richiamo andare in questi luoghi, è nata così, una ricerca di cercare di capire, di sentire che si sta cercando qualcosa, no? senza sapere cosa. Il problema è questo. E quindi è anche molto difficile perché se ti danno le istruzioni per l'uso, no? eh, cerca quello e quindi sai, no? fai questi passi. In realtà eh, mi riallaccio proprio al al titolo della vostra trasmissione, no? sì. Il coraggio delle idee, e in, quando si cerca noi stessi ci vuole molto coraggio, è, è la cosa più difficile. Mm -hmm. e, e non è un'idea, perché in realtà io no, non sapevo nemmeno cosa stavo cercando, quindi esatto. non avevo un'idea, però è come viaggiare nella nebbia no? che tu hai una bussola, ti senti bene dentro e sai che in quella direzione stai andando bene, non sai dove stai arrivando cioè era la tua percezione all'arco della bilancia una buona intuizione. per cui ehm, questo ha dato poi sfocio a cosa? nel senso eh, le ricerche come le hai perseguite? e in quanto tempo? Eh, il tempo è stato molto lungo perché poi questa ricerca ha, ha sfociato in qualcosa che anni fa era impensabile perché appunto come dall'introduzione che avete fatto poi mm -hmm. si arriva a luoghi come la linea di san michele san michele figura chiave che è stata di questa ricerca e fino ad arrivare alla figura chiave di maria maddalena in una versione totalmente diversa da quella che ci racconta e molte cose della religione sono però un conto è dire, ok, te lo sei immaginato, no? è, è tutto frutto della fantasia, ma questa storia no? che viene raccontata nel libro, se io ora vi raccontassi cosa ho trovato, eh, sarebbe così assurda no? anche agli ascoltatori, giustamente no? mi metto nei panni dall'altra parte, certo. eh, però il problema è che questa cosa che è stata trovata, che non è stata nonostante nel libro ci siano 878 riferimenti anche scientifici, però questa cosa non si trova da nessuna parte. E questa cosa che è stata trovata dopo lunghi anni, in realtà è già conosciuta sul pianeta, ma non viene detta, è questo il grosso mm. problema. E quindi significa tu che... Tu parli a livello religioso? Ma un po' tutto, perché ne parlavamo prima col Signore, è che... Il libro è molto corposo, no? mi mm -hmm. era stato suggerito di, di dividerlo in due o tre volumi, però è talmente tutto interconnesso, a partire, vedremo come, domani alla conferenza lo vedremo molto bene, no? come la, di, per esempio il sistema giuridico, col sistema religioso, col sistema politico, e no? tutta la nostra quotidianità in realtà, anche persino il linguaggio, perché si dice tante... Casomai dopo vi faccio ancora alcuni esempi concreti. Sì, sì, sì. È tutto talmente interconnesso che non ce ne accorgiamo. No? Diamo molte cose per scontate, ma anche dei modi di dire spesso non sappiamo neppure cosa diciamo. E se volete, ma poi entriamo più nel dettaglio. Più nel dettaglio, ok. Sì, perché comunque è così che poi andiamo a capire certo, veramente certo, certo. il significato di quello che stai dicendo. Ma eh, io volevo farti una domanda subito, proprio per... Certo. grossa per così dire: allora, tutto quello che ci viene raccontato, cosa è falsità o è in parte verità, ma non del tutto? E, e perché certe cose vengono nascoste? Ehm, si parte da sincretismi. No? Eh, una cosa, se io dicessi, senza fare nomi per fare pubblicità a marchi, ti venisse detto no, da quando uno è nato, l'acqua fa male, no? non berla. Bevi questa bevanda qua, magari commerciale, dico, senza mm -hmm. fare nomi. No? E tu nasci con questa credenza no? e, e bevi quella cosa là. No? È sempre una bevanda, no? però ti viene messa in un modo che, vedremo persino il linguaggio, no? è, è talmente così manipolato che in realtà, visto in un senso o in un altro, significano anche ben altre cose ad esempio ora giusto per fare alcuni degli esempi, no? sul linguaggio è incurabile, no? È mm -hmm. Si dico "Oddio, è un qualcosa di incurabile". Un male no? incurabile, un male incurabile abusa, no? <ride> In realtà in è un prefisso che significa dentro, no? E quindi significa curare curabile dall'interno. Lo stesso per esempio semplice grazie, no? eh, Prego. In realtà non ci accorgiamo che stiamo pregando per delle grazie, no? eh, per capire l'impronta cattolica. Oppure eh, tutte le parole che commente, no? tipo parlamento no? e parlo e mento, no? ma perché devo dare fiducia no? a qualcosa quando in realtà parlo e poi ti dico anche una menzogna? Oppure il bugiardino no? dei farmaci. Perché ti devo ascoltare? <ride> No? E perché poi ti devo ascoltare <ride> che mi stai dicendo una bugia il significato, no? certo. ma anche nelle altre lingue prendiamo ad esempio la parola giusto per capire come l'anima è stata manipolata a dispetto della ragione mm -hmm. no? l'anima nell'ambito scientifico non si sa nemmeno cos'è no? eh, pensiamo alla parola ad esempio spagnola cuore no? corazon mm -hmm. che in realtà razón è la ragione quindi con la ragione è proprio il significato opposto diciamo tante cose ma non no, senza contare il discorso della destra o della sinistra, no? mm -hmm. eh, cioè, capite quanto eh, nei secoli certo. no, è stata manipolata l'anima a dispetto della ragione, eh, tipicamente no, da origini culturali, no? per secoli eh, l'emisfero destro è stato quello dedito alla parte più intuitiva, no? più creativa, la parte quindi... Mm -hmm. Interiore, no? possiamo chiamarla la parte animica, metaforicamente. No? E L'emisfero sinistro no? è quello più del calco, della logica no? razionale. Però comandano il corpo in maniera incrociata. Quindi la parte sinistra è la parte animica no? e la parte destra è la parte razionale. Pensate nel linguaggio come è stata enfatizzata. La parte razionale, la destrezza, no? Avete mai sentito come qualità, certo. avete mai sentito la sì, sinistrezza, sì. no? <ride> eh, il derecho, no? Che vedremo che è strettamente connesso anche con la giustizia, con tutta una gerarchia a partire da, dal papato, eh, Oppure eh, Gesù, sia da destra del padre, no? Eh, Pensate come la parte sinistra invece, no? Ho fatto un incidente, ho fatto un sinistro, no? A destra e a manca, appunto, la sinistra manca, no? E sì. Pensate i cattolici, no? Come i mancini, come venivano sì, educati, sì. no? Perché si pensava che la parte sinistra, la mano sinistra, fosse la mano del diavolo, no? E perché eh, per tradizione alcuni dicevano che mm. la sinistra era la mano con cui Eva aveva colto la mela a parte se avete delle carte, no? tiratele <ride> fuori no? c'è il filmino e anche la parte al femminile bravissimo e in realtà è una cavolata perché si dice a una persona strana che ha fatto, ti sei alzato col piede sinistra no? e pensate anche a una persona che scrive sia con la sinistra che con la destra, no? come si dice ambidestro Ambi no? piuttosto ci <ride> sa, due gambe, due braccia destre ma la parte sinistra è stata proprio cancellata No, ambisinistra certo. ovviamente certo. No? Eh, anche in tribunale. No? Alzi la mano destra, e diri. E perché eh sì. in tribunale si deve giurare no? e se, se è un'istituzione un a sé rispetto alla regione. In realtà vedremo che sono tutte connesse. Anche nella forma del Galateo si vede sempre. <ride> per tenere un calice bisogna sempre tenerlo con la mano destra, certo. tutto con la mano destra. Certo. Eh, sempre, sì, sì. Diciamo che, comunque, tutte m, queste immagini che ci hai dato anche, m, sono alla fine tutti messaggi subliminali che certo. ci hanno instillato in tutti questi secoli mm -hmm. e chiaramente sono entrate a parte del nostro DNA, ci hanno proprio strutturato come persone, sì, sì, è, è le proprio così. Le tradizioni gli hanno messo lì con la forza. Eh, perché poi mh, parliamo appunto delle, certo. no, dei roghi, tanto no? per parlare del femminile eh, che sì, sì. è stato demonizzato all'inverosimile. No? La, la religione cattolica stessa è una religione tipicamente maschile, no? certo. anche per tornare alla figura di Maria Maddalena. No? che qua un'ansia e aspetto questo punto. <ride> Infatti direi che adesso procediamo per gradi. Allora certo. intanto abbiamo dato una panoramica generale, ecco, abbiamo gettato delle premesse a questo romanzo. Io adesso entrerei un po' nel vivo di questo, di questo libro questo romanzo che eh, se posso leggo brevemente certo, certo. La, la trama che c'è nel retro del libro, tanto per far capire un attimo e dopo eh, ti chiedo un paio di cose perché ho già sfogliato, c'è qualcosa già che mi ha colpito, certo. anche a livello stilistico certo. ti chiedo un paio di cose. Allora, Adolfo, uomo di scienza, ottimo ricercatore, uomo imbevuto nel suo tempo e nella società, subisce una grave perdita. La morte della sua adorata madre. Nonostante giovane sia cresciuto nei dogmi di una religione cattolico-cristiana, nonostante le preghiere affannose e le ritualità sacre, Adolfo sente che qualcosa nel suo intimo più profondo sta cambiando, qualcosa si è rotto. Il suo cupo dolore, la cacofonia che percepisce tra sé e la società che lo circonda, tra la sua famiglia e il lavoro, improvvisamente non è più sopportabile. L'ardente fiamma che pervade l'anima di Adolfo sarà la scintilla per una ricerca senza precedenti che lo condurrà a ritrovare i pezzi di un puzzle planetario che collega i Maya, l'Antico Egitto, i Rosa Croce, Maria Maddalena e molto altro. Le evidenze archeologiche dell'esistenza delle vite passate gli daranno fiducia nel suo sentire per giungere dove nessuno è mai arrivato. L'umanità è stata ingannata da secoli e tale verità è già conosciuta sul pianeta, ma non è mai stata rivelata alle masse. Allora, direi che è un libro di 450 pagine, ma anche merita perché stiamo parlando di argomenti veramente. molto forti, no? Davvero immensi, potrei dire infiniti. Eh, ascoltami, intanto. Vedo che comunque c'è qualcosa di autobiografico anche un po' nella, nel personaggio di Adolfo, nel senso hai, mh, hai eh, messo qualcosa di tuo in questo personaggio, qualcosa della tua storia? Tipo, sì, magari sì, come fatto... dicevo è basato su questa ricerca di 15 anni, quindi ovviamente una ricerca sul campo uh -huh. e poi chiaramente per renderla un pochino fruibile è stata un pochino raccontata come storia, però chi l'ha letto fino ad ora, no? e l'hanno letto persone di varie fasce di età, e poi alla fine si accorgono, <ride> tutti mi fanno le domande, dice, ma questo si accorgono che poi è una cosa che non si può non vedere, no? perché mm -hmm. talmente è impregnato di prove, foto, fotografie, no? e quindi i luoghi esistono, le prove esistono, anzi eh, domani mi faccio vedere, chiaramente il radio non si può mostrare mm, a proposito di Maria Maddalena. No, che c'è la famosa scena. No, dipinto l'ultima scena di Leonardo no, che e ti dicono: Ma è Giovanni e la Maddalena, no, c'è questa Diatriba. In realtà vi mostrerò delle cose, è un omaggio che vi faccio, <ride> non è nel libro queste foto okay. c'è proprio scritto, vi farò vedere un dipinto in cui c'è proprio scritto Maria Madda Maddalena. Quindi, più equivoco di questo, no? non ci può essere e eh, io volevo dirti una cosa, visto che ne conosci più di. E, e, e sull'ultima cena mancava un personaggio. Non erano i dodici, erano in undici, e mancava il gemello. Chi era il gemello? te ti riferisce ai due fratelli. Sì, che... cioè, manca il gemello. Nessuno si chiede chi era il gemello, ma a parte che è logico, il gemello di chi? Te parli di Giovanni Battista, immagino. Che Mancava. È... Ah, non hai, vuol dire che non, hai, non hai. No, no, è ben citato. Hai sta... eh, guarda, vai a vedere che è interessante. No, è interessante. no, è ben citato. Eh... Beh, sì. no, a caso il nome Giovanni è un nome significativo, è appunto, questa diatriva. No? Fra l'altro, Giovanni, l'evangelista, no? che anche negli ambiti massonici rappresenta il sostizio d'inverno. Mm -hmm. E nell invece Giovanni Battista, eh, questa è una cosa curiosa, anche il calendario solare, no? perché Gesù è stato rappresentato culturalmente come il Sole, no? perché il 25 dicembre no? è una data fissa, a differenza della Pasqua, no? che è una data variabile. Il, ma lo vediamo anche nelle rappresentazioni degli ostensori. Nel libro ci sono anche zodiaci in cui, si, in cui si vede il sole al centro in forma di Gesù, no? e, e tante altre prove. Ma dicevo appunto no? la data del Natale: giusto per far capire come Gesù è raffigurato è stato trasformato in un culto solare. Mm -hmm. e, praticamente prendiamo. I riferimenti di oggi. No? Il 21 dicembre sarebbe il solstizio d'inverno. Quindi se noi osservassimo il sole, no? sorgere da est e tramontare e ovest, vedremo sì. una certa curva no? che è quella più bassa. Mm -hmm. Mentre ma questa continua a salire man mano che ci avviciniamo all'equinozio, fino a quella più alta che è il solstizio d'estate, estate. No? Mentre la Pasqua, quindi dopo tre giorni, veniva chiamata, dal solstizio inverno veniva chiamata anche la morte del sole, perché per tre giorni, per illusione ottica, la parabola del sole è come se fosse la stessa, è come se il sole apparentemente fosse morto. Dopo tre giorni, no? quindi 22, 23, 24, quindi il 25, incomincia a risalire, quindi è la nascita del sole. No? Eh, la Pasqua, no? eh, tutti lo sapete come si calcola la Pasqua ufficialmente? Mm -hmm. È, la, no? è la, la prima domenica, no? perché sì. domenica è il giorno del sole, no? non a caso ti dicono è il giorno del Signore, ma in realtà Sunday no? sì. è il giorno del sole. L'Unedì è il giorno della Luna, Martedì è il giorno di Marte, no? è Mercoledì è il giorno di Mercurio, Giove, Venere e Saturno. E no? il sole... È il Sunday, no? è la domenica, quindi è la prima domenica dopo la prima luna piena. Dice: 'Ma che c'entra la luna piena con Gesù'? No? Dopo l'equinozio di primavera. No? L'equinozio è dove si hanno notte e giorno di, natura di durata uguale. e Vedremo che l'equinozio è una figura chiave. Mm, nel libro è spiegato molto bene eh, come si arriva a certe costellazioni e alla figura anche di Maria Maddalena. No, a caso mm -hmm. non l'equinozio, la Pasqua, Maria Maddalena, la figura di Maria Maddalena, l'uovo pasquale, proprio associato a Maria Maddalena. Sapete, eh, questa è proprio una cosa ufficiale della Chiesa, sì. lo dico io, no? perché si colora le uova, uova. pasquali? Proprio per la tradizione no? che. Dopo la... siccome nei Vangeli c'è solo una figura, no? Un'anime nei quattro Vangeli canonici, che è quella di Maria Maddalena al momento del sepolcro, no? Della risurrezione. E praticamente dopo la risurrezione, quindi è l'unica che ha assistito, no? A questo evento, e praticamente venne chiamata dall'imperatore per capire, no? Di chi fosse questo Gesù, ovviamente... In questa versione l'imperatore non credeva no, alla risurrezione di Gesù e quindi invita Maria Maddalena e gli dice che aveva delle uova lì, dice se è vero quello che racconti le uova si dipingeranno di rosso. No? E infatti ci sono molte rappresentazioni eh, di Maria Maddalena eh, con l'uovo. No? Però per continuare il tema, appunto per arrivare a Giovanni Battista, no? sure. quindi dall'equinozio poi si arriva al solstizio d'estate. no? che Ufficialmente oggi noi più o meno siamo al 21 giugno. Sapete che, fra i santi non viene fra quelli principali, ma i minori c'è anche San Gesù. Il 21 giugno, e Gesù è un nome importante. No? in Italia non è proprio obbligatorio, ma insomma, eh, se ti chiami Gesù in Italia no? dove c'è il Vaticano, sei un po' scontigliato. No? anche perché. È una responsabilità importante, a differenza dell'estero, no? Che c'è, ci sono il nome Gesù, mm -hmm. Gesù, Gesù, no? È usato. Quindi, come si parlava prima del solstizio d'inverno, no? Da, per tre giorni poi c'è la rinascita del sole, e così anche viceversa, dal solstizio d'estate, dal 21, per tre giorni poi c'è la discesa del sole. Quindi, dal 21 giugno per tre giorni, quindi si è detto che il sole apparentemente fa la stessa... Traiettoria, no? curvatura. Quindi 22, 23, 23 e 24, quindi 25 comincerebbe a scendere, no? il 24 è il punto più alto del Sole, e qual è la figura, giusto per rispondere alla domanda di San Giovanni Battista? Cioè 24 è proprio San Giovanni Battista. Perché quindi una figura così importante, no? in un punto del calendario così importante, è stato messo Giovanni Battista, no? Nel libro sono spiegate anche altre date per, che non sono casuali, il calendario no? gregoriano che poi eh, sul tempo no? <ride> potremmo stare a disquisire perché la cronologia storica eh, di Scaligero e, e Petavio è del 1700, quindi pensate, il riferimento è anno zero, no? quindi mh, prima o dopo Cristo, no? a parte che un po' in è stato profinato in tutte le culture, no? perché te prendi un aereo, no? hai un riferimento di calendario per tutte le culture. Quindi pensate a una figura della religione no? come influenza anche tutto il resto del mondo, no? nonostante abbiano altre culture. Mm -hmm. ma, ma poi le, le, il riferimento no? a come si fa a prendere una cronologia e stabilire no? la storia, la cronologia storica che poi fanno studiare ai bimbi nelle scuole a partire dal 1700. No? Anche perché il riferimento all'anno zero è, è parte dal 700, poi prende una piega strana nel X secolo, si perde un po', poi sparisce. E riprende con questi gesuiti, no? che alcuni riferimenti erano legati all'Olimpiade, all'origine del mondo, come se si sapesse qual è. No? E poi pensate che ora c'è l'orologio. Ma ai tempi si, si misurava il tempo, no? o ad, col tramonto, con l'alba, addirittura la fine della giornata era il tramonto. però il tramonto è un po' sì, non è un, no, istante, non è proprio un istante, preciso, no? No? come si diceva: eh, l'ora della Vergine Maria. No? Alcuni le, le misuravano con le candele, quanto duravano le candele, le schiarie. Quindi. Il riferimento del io sfido chiunque nel mondo a dire che siamo nel 2019 no? anche perché il tempo che ci raccontano no? e per come ci raccontano no? il modello no? solare eh, la Terra no? quindi un corpo che gira attorno a un altro corpo quindi a casa mia è un movimento di spazio no? un, un corpo che si muove attorno a un altro quindi il tempo è proprio una convenzione che ci hanno inculcato non esiste quindi e quindi mm. non esiste è una convenzione. E eh, di recente abbiamo fatto un'esperienza molto bella che la consiglio a tutti, giusto per capire, no? eh, mm -hmm. quando si parla di ascolto interiore, eh, non so se avete, ora senza fare pubblicità, la vasca di deprivazione sensoriale, no? non so se avete mai sperimentato. Praticamente ti immergi in un'acqua con solfato di magnesio quindi, e stai a galla. Stai a la differenza è quando stai nel mare, no? che si sì, galleggi, però un po' di sforzo per metterti in maniera supi supina lo devi fare, no? Lì anche se stai fermo, galleggi. Vieni messo al buio, no? e quindi e siccome il cervello la mente ha bisogno di riempire no? continuamente. Però lì ti toglie il riferimento: stai al buio in questa vasca fluttuante, no? E ci stai anche per un'ora, no? e lì succede qualcosa proprio perché il tuo cervello deve riempirlo in qualche modo e lì si hanno delle visioni, delle esperienze interessanti, ognuno chiaramente la vive a modo suo e per questo il tempo invece no? ci condiziona no? come scadenze su scadenze, no? soprattutto nell'ambito industrializzato, no? dove sono i periodi, i popoli più stressati. No? E mm. Invece nei, nei popoli in cui siamo in contatto con la natura, anzi, <ride> si è visto da alcuni studi, in, in un viaggio in Egitto um, mi raccontavano che si è visto che il tempo vita è non solo è migliore ma anche più duratura. Insomma. Poi dipende dai contesti, chiaramente. Certo, certo, sì. certo. Senti un attimo, tu eh, hai parlato di eh, ricerche anche sul campo, certo. dove sei stato, In qualche luogo particolare? Sì, diciamo è partito dall'Argentina mm -hmm. in cui fui mandato per una, a presentare una pubblicazione scientifica e ovviamente fra le mie paure che poi non erano mia insomma ho superato la paura dell'aereo no? pensate come superare i nostri limiti no? un po' uscire dalla zona di comfort e poi ci fa allargare le nostre conoscenze no? Mm -hmm. e per 37 anni mai fatto un viaggio transoceanico no? <ride> poi superato con delle tecniche queste paure che poi in realtà mi hanno inculcato un po' da da genitori, dal padre, da, insomma, da altri familiari, quindi andai a presentare questa, questa pubblicazione e poi, al ritorno, eh, quindi superando già quell'epoca, no? mm -hmm. eh, Però, nel giro di poco tempo, in sei mesi, ho fatto quattro viaggi transoceanici anche da solo. Quindi pensate da 36 anni di niente, no? A <ride> A, a superare poi dei limiti anche emozionali e mentali. No? Certo, era importante, certo, era importante no. perché poi nel libro ra è raccontato attraverso la storia di Adolfo eh, che incontra un ricercatore di fisica quantistica e gli parla che da certi luoghi del mondo anche di avvistamento. Ufo nel libro ci sono anche delle foto, mh, eh, praticamente. Sono de dei luoghi, ora dico delle cose forti, no? che a seconda dell'ascoltatore che è dall'altra parte capisco che è una cosa un po' strana. Però l'obiettivo no? ci si conosce noi stessi se non ci poniamo dei limiti no? mentali, perché se no eh, non arriviamo a niente. E, mm, e gli dice questo ricercatore insomma, che da questi luoghi anche di avvistamento avvenivano delle chiamate silenziose fra persone a persone che hanno cambiato le loro credenze nella loro vita stessa. No? Mm -hmm. E' un po' il profilo di Adolfo, <ride> che da cattolico, no? e anche, nonostante sia anche un ricercatore scientifico, si apre a tante nuove esperienze. E, e quindi al momento che sente questa cosa, cerca su internet eh, e scopre che in realtà a pochi chilometri da dove era stato mandato, che nemmeno lui aveva scelto questo luogo in Argentina, perché era stato inviato da, dalla sua responsabile, Praticamente si accorge che a pochi chilometri c'è questo luogo di richiamo, no? uno dei luoghi che è Capiglia del Monte, nella provincia di Cordova. Quindi c'è questo richiamo a ritornare no? in questi luoghi, e in questi luoghi ci sono dei fenomeni molto interessanti. Ci sono queste luci, fra cui c'è stata anche la NASA in, a fare delle ricerche, ci sono anche delle foto insomma, di oggetti un po' curiosi. Insomma. Poi dall'Argentina è stata un po' la chiave, cioè... Ma questo cioè, è, un, è stato un viaggio in realtà con altro... era un altro scopo iniziale? In, quello, lo scopo iniziale era proprio la pubblicazione, esatto. la presentazione della pubblicazione scientifica, a una conferenza ufficiale. Poi da dopo ci sono stati altri viaggi di Mirati. altra natura, sì. Ok, perfetto. E, e praticamente la ricerca... Fino a questo evento qui che ora vi dico, sì. eh, il libro sembra una storia di fantascienza. Da lì in poi inizia la concretezza di, di tutto quello che sto raccontando, anche delle prove, foto, eccetera, eccetera. Praticamente Adolfo si trova in questo luogo di avvistamento, no? e ha perso le speranze, vorrebbe portare telescopi no? per fare fotografie. E in questo momento in cui non capisce cosa sta cercando, no? decide di fare dei gesti, e dei suoni, no? la posizione del Vitruviato e, e, e gli scattano delle foto, no? alcune mm. persone che erano con lui scattano le foto e lui non ci pensa nemmeno, le vede dopo alcune ore e vede che sopra di lui ci sono questi globi. Questa immagine no, del Vitruviano col globo la troverà in un libro che aveva comprato anni prima sulla chiave di Hank. Lui stava studiando l'alfabeto ebraico, in cui gli viene detto no, che la chiave anche è connessa al tau, no? l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Mm -hmm. Lui aveva comprato questo libro, lo apre, dopo sette anni, e guarda caso ci trova la stessa posizione che aveva vissuto lui: un uomo a braccia aperte, con una tunica e questo globo sopra la testa. Lì, per la prima volta, Adolfo ha fiducia in questo suo sentire. Poi i luoghi lo porteranno in Europa eh, attraverso la linea di San Michele, perché come dicevo prima, la figura di San Michele è stata la figura chiave per arrivare a capire questa chiave. No? Questa chiave che viene dim dimostra nel libro che è già conosciuta, mm. fino ad arrivare, insomma, a... che poi non è l'unica linea di San Michele, in realtà tutto il mondo è una linea di San Michele, però, diciamo, quella più conosciuta, è una linea che connette l'Irlanda a Gerusalemme, in cui si connette tutti i luoghi dedicati all'Arcangelo Michele. E uno viene da chiedere, ma perché hanno fatto questa linea, no? tutti allineati? No? In realtà poi anche in, nel sud dell'Inghilterra, no? fra l'altro dove c'è Glastonbury, eh, luogo ufficialmente mh, considerato quello dell'agenda di Re Artù, che nel libro in realtà più che descritto come re Artù, in realtà è molto connessa a Maria Maddalena fino ad arrivare al cammino di Santiago Messico Sardegna insomma tanti luoghi che in questa ricerca eh, la storia che ci hanno raccontato compartimenti stagni in realtà è molto più connessa di quello che pensiamo ci sono proprio delle interconnessioni eh, incredibili insomma è eh, una, bella, una bella esperienza. Va bene, abbiamo, siamo quasi comunque alla pubblicità. Beh, volevo uh, capire un attimo, però. Tu mi hai detto che sei partito in realtà da, dalla tua fede religiosa, certo, certo. E poi qua mi parli di Maya, Antico Egitto, Rosa Croce, cioè metti veramente tante cose. Sì, sì, sì. Come hai fatto a congiungerle tutte? Ma eh, come dicevo prima, a priori. Eh, non sapevo nemmeno cosa stavo cercando no? quindi eh, a priori non c'era niente di premeditato ma siccome parliamo di ascolto no? di ascolto interiore no? sempre quella, quella bussola interna e quella che ho bussola interna, no? e faccio sempre questo esempio perché, per capirsi <ride> bene cosa perché detto così sembra una cosa talmente banale no? ma in realtà è la cosa più importante che abbiamo tutti ma che ci hanno fregato e domani forzerò proprio, insisterò talmente tanto su questa cosa mostrandovi tante cose uh -huh. eh, faccio sempre l'esempio classico, no? supponendo una persona che ha la passione per la pittura no? la farebbe anche gratis, no? ha proprio questa passione no? però fa un lavoro frustrante, no? eh, qualsiasi esso sia no? e ogni mattina cavolo, devo andare a lavoro, eh, che scatole, no? devo fare questa cosa qua e lui vorrebbe prendere quella strada della pittura però in realtà per paura di non arrivare è l'esempio classico no? che faccio di ascolto interiore no? che quella persona sente dentro di sé che vorrebbe fare prendere quella strada no? della, del pittore, della pittura no? lo farebbe, ripeto, anche gratis proprio perché lo sente dentro no? però continua a fare quel lavoro frustrante per paura, spesso no? di non arrivare a fine mese. No? Mm -hmm. E quindi la domanda è: ma cosa sta ascoltando? Sta ascoltando la parte più profonda di te? No? Perché poi sarebbe la parte più semplice. No? Perché se ti non hai ancora vissuta quell'esperienza, una sarebbe da chiedere: come fai a sapere che ti sentiresti bene no? percorrendo quella strada che non l'hai ancora percorsa? No? E questo può essere una domanda banale, ma in realtà è lo spunto del libro perché sennò il libro non esisterebbe no? da non sapere cosa si stava cercando no? a sentire un richiamo per dei luoghi per certe cose no? fino certo. a avere una fiducia totale in questa parte interiore e a trovare qualcosa che è già conosciuto e quindi se uno sceglie la parte quella strada della pittura no? se star bene dovrebbe scegliere quella strada lì invece no cosa sta ascoltando eh, il cuore o la mente no e, e questa ce l'hanno talmente come dire no talmente intortata no in tutta la realtà non nasci devi soffrire no ma perché sei già nella colpa no <ride> <ride> ma perché sognare che cosa ho fatto in tutti no? i sensi e, nella medicina per le cose lì no, non c'è speranza e, i governi c'è sempre la crisi no e, i telegiornali c'è sempre notizie brutte attentate ti martellano su quella roba lì e quindi uno se non ha fiducia in se stesso e ti affidi a tutto quello che ti propinano e difficilmente si trova noi stessi certo. ma eh, questa diciamo questa atmosfera secondo te è un qualcosa che è, è successo perché il mondo va così o è qualcosa di voluto e costruito eh, poi ognuno naturalmente io non... Non voglio evangelizzare nessuno, anche <ride> perché è eh, il percorso che ho fatto io. Eh, diciamo poi chi vorrà leggere ben volentieri, però eh, la risposta è molto semplice, che è, è voluto, è talmente evidente che è voluto, anche chi legge poi il libro, solo chi non vuol vedere, insomma, si accorge. Mm. chi sta Guarda la realtà da uno spioncino perché ripeto è tutto talmente interconnesso a partire dal linguaggio, da, dalle religioni, dal sistema giuridico, eh, eccetera, eccetera, che sarei stato il più grande sceneggiatore del mondo no? a fare incastrare tutte queste cose. E in realtà, non è così. È una cosa che, anche perché, eh, è un mondo basato sulla paura o sull'amore? No. Eh, Tanto sull'amore non mi sembra assolutamente. E, niente. E, e quindi con la paura si manipola ben bene elementi, eccetera, certo. eccetera. Eh, sì, certo. Sì. Vai vado io. Bene. No, allora entriamo ah, nel romanzi del tuo <ride> romanzo. Allora, intanto è molto particolare perché non si pone come qualsiasi altro libro che. Ah c'è eh, una pagina iniziale che è una dedica al lettore, molto bella, tra l'altro finisce anche con una frase bellissima. Come la rosa risorge tra i rovi, così la sua stella sbaraglia la notte. Poi c'è la prefazione e dopo, ehm, diciamo, nella prefazione eh, fai comunque chiaramente, dai un'introduzione. Poi... Ehm, il, il romanzo inizia con un prologo che ha una, un luogo e una data precisa, cioè sì. siamo a Piazza San Pietro a Roma, 8 ottobre del 2016. Sì. Ecco, e, e da qui inizia il romanzo, che tra l'altro non si suddivide in capitoli, perché hai anche fatto questo appunto. Eh, in questo libro nessun capitolo non capitolerai, ma i capitoli si chiamano risvegli e sì. quindi andando avanti risveglio 1, risveglio 2, risveglio 3, via sono di centro step. e sì, anche, anche un step. sottotitolo tra l'altro, molto particolare questa cosa. Allora intanto eh, la prima domanda è eh, appunto ehm, come mai hai sostituito la parola capitolo al risveglio e anche perché la scelta di, di porre un sottotitolo e come mai il inizia proprio con eh, cosa, mh, cosa rappresenta, cosa è successo di particolare in questa, in questa scena che tra l'altro ci sono anche perché è supportato da molte immagini eh, a, a Piazza San Pietro in questa data precisa dell'8 ottobre 2016 come, come mai l'hai scelta come inizio certo, del tuo romanzo certo. Allora, diciamo partendo da, per, per ordine, non, sì. eh, per quanto riguarda il linguaggio, eh, proprio riallacciandoci a, a quello che si diceva prima no? sulla manipolazione anche del linguaggio, è proprio una provocazione no? per, eh, per mostrare, per dare consapevolezza su, su tante parole che sono ormai nel nostro linguaggio e che diciamo così in automatico, insomma. addirittura neanche neanche l'indice c'è cioè, perché l'indice no, ti punta il dito no, e, è come se tu fossi giudicato no, e siamo già la mente umana e giudicante di per sé poi in una cultura dove il Dio è giudicante no, dopo la morte no, figuriamoci come può diventare l'umanità no, e viene da chiedersi ma è amore o no? se mi giudica come fa ad essere amore incondizionato che ti accetta per come sei no? E al momento che mi giudichi? No. E, fra l'altro, la rincarnazione da una spiegazione perché uno può essere nato in qualsiasi contesto, no? E non è banale perché noi ora siamo nel nostro orticello, no? Qui in Europa. Ma immaginate chi nasce senza una famiglia in condizioni economiche con altre culture, no? Come certo. se mh, quello lì è, non è meritevole nel luogo dove è nato e chi ce l'ha fatto nascere in quel luogo lì, se non Dio, no? E, però bisogna andare lì a evangelizzare perché <ride> quelli lì non, non conoscono cose che altrimenti non sono meritevoli. E quindi in realtà per, proprio per questo il mondo continua a dividersi no? su, su tante cose, invece dovremmo essere in questa presunta data 2019, certo. dovremmo essere nell'amore, no? nella fraternità, in realtà non è affatto così. Insomma. Per quanto riguarda invece il primo risveglio diciamo, questa scena è connessa alla veglia del rosario no? parte, la storia parte da Adolfo insomma, cattolico che recita il rosario tutti i giorni poi tutti questi risvegli no? nel libro ci, si intrecciano tante storie no? poi la storia principale eh, procede da sé però si intrecciano tante storie che alla fine comunque si ricongiungono tutte. Quindi questa scena iniziale in piazza San Pietro, eh, che fra l'altro, tanto per dire, no, eh, non so se avete presente com'è piazza San Pietro, no? mm -hmm. Sì, no? a parte che ti dicono, no, sì. eh, Mosè, no? è scappato dall'Egitto, no? eh, Quindi sono i pagani, no? Gli egiziani. Ma allora spiegatemi perché... Più a Piazza San Pietro ci avete messo l'obelisco egiziano, no? eh, che c'entra a mettere questa simbologia qua. No? Ma poi provate a immaginare di non saper nulla no? di quel luogo, mm -hmm. estraniatevi da tutto quello che vi è stato detto. Voi se state in Piazza San Pietro riuscite a capire che si parla, quel luogo è dedicato ovviamente a San Pietro, figuriamoci, ma, ma si è dedicato anche a Gesù, una figura che professava la povertà. Non c'è scritto a nessuna parte. Sapete dove è scritto Gesù? Proprio dietro alla base dell'obelisco egizio. E ci sono degli elementi, e questo è curioso, no? Cioè, uno che arriva lì non sa nulla. Ora, noi siamo condizionati a quello che ci hanno insegnato. ma Uno che arriva lì, no? Tutta una cosa è un pompa magna, no? Ma a chi è dedicato questo luogo qua? Cioè, I nomi che spuntano sono i papi, e soprattutto uno, Ponte Sette, che ha un significato ben preciso nel libro insomma, viene indicato quindi per dire no? tra l'altro la pigna no? eh, nei giardini vaticani come simbologia no? ben precisa anche sul bastone del papa insomma. tu sotto questo punto di vista hai analizzato la Bibbia il sì, cattolicesimo sì. e hai notato alcune incongruenze eh, parecchie <ride> perché poi no? eh, praticamente potrei dire che ho letto più la Bibbia frequentato più le chiese io eh, ai tempi no da recitare il rosario tutti i giorni sì. ma dopo ancora di più e eh, basta prendere il peccato originale no? Eh, per, tanto per fare un esempio e eh, uno si chiede eh, ma la leggiamo davvero no? la bibbia ora si parla della bibbia ma questa cosa si estende anche alle altre religioni no? c'è certo. proprio un, una parte che è dedicata a varie religioni insomma sì. Poi capisco che uno può essere scandalizzato da questo. Però <ride> ora parliamo di analizzare, no? estraniandosi, non è né un giudizio verso certo, qualcuno, certo. no? E ognuno è rispettabilissima eh, la convinzione, la strada che vorrà percorrere, ci mancherebbe altro. Ah, giusto con la consapevolezza di quello che però, sta facendo. Però tanto per fare un esempio concreto, se, sì. se lo trovo. Abbiamo fiducia che lo troverai. <ride> <ride> Comunque, ehm, sì, no, mi interessava questa cosa su, sull'analisi che puoi aver fatto mh, sulla Bibbia, perché alla fine eh, il, il succo del discorso è, viene parlato di un Dio, ma è un qualcosa di tangibile e reale o è un qualcosa di costruito anche quello? Dietro a quello che sta in questo libro sacro, che si dice? Ma, eh, Ovviamente dalle tue verifiche, insomma. Ma la, la risposta più semplice è: se queste ricerche, no? basandosi non lette da nessuna parte, quindi no, non possono essere state condizionate sì. da, da nulla, no? quindi basandosi sull'ascolto interiore, no? eh. quindi vuol dire avere fiducia no? di quella parte interiore, no? Arrivano a, a, a una certa cosa che è già conosciuta, no? sì. quindi non è che uno se l'ha immaginata, arriva una, a fiducia di percorrere questa strada talmente assurda, ma questa strada talmente assurda porta a qualcosa di concreto, no? e questo qualcosa di concreto nel libro è dimostrato che è già conosciuto. No? Questo qui è proprio l'opposto da una religione, dove nasci e te ti fidi in quello che ti dicono, appena nasci ti viene detto è successo così. Fai questo, credi in questo, fai questi dogmi, no? credi in questi riti come se Dio avesse bisogno di questo, cioè, cioè, no? sì, 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 uno sì. che si fa delle domande. Eh, ora, chiaramente uno non può conoscere i contenuti del libro. Però, già, solo questo, che uno nasce e ti dicono: fai questo, dice vabbè, ma hanno studiato, hanno tutte le, le generazioni, no? che i nostri padri no? e, e, e poi è buffo perché. Nelle altre culture c'era la dea madre, no? e a un certo punto è spunta con la religione monoteistica i, un uomo, no? il dio Barbuto, <ride> il classico di Barbuto, no? come se dall'uomo venisse la vita e non dalla donna. No? C'è qualcosa già di, di incongruente no? in questa... Ora se trovo, giusto per fare un esempio... Sul peccato originale, anche prendendo senza fare tante ricerche, la famosa mela. La, la Bibbia classica, no? Che si trova? Vediamo. Allora, Genesi 2:9, no? Sì, ok. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, fra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi, due cose ben precise: due alberi. Due alberi, no? l'albero della vita è nel mezzo del giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male, che non è in mezzo al giardino e questo anche nella versione greca si capisce benissimo che è inequivocabile anche dalle congiunzioni poi dice quindi ricapitolando proprio per far ricordare no, questo particolare importante l'albero della vita è in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male è da un'altra parte no? il Signore Dio diede questo comanda all'uomo: Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Quindi Dio dice, non gli dice: di Non puoi mangiare l'albero in mezzo al giardino, gli dice: Non puoi mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, i frutti dell'albero della conoscenza. Quindi è molto esplicito questo, che non c'è certo. ombra di dubbio. Poi prosegue. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente. Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, e qui c'è un inghippo mica da ridere, non dovete mangiare e non lo dovete toccare altrimenti morirete. Quindi Dio gli dice... Prima, non potete mangiare i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male. E invece Eva dice: No, Dio ci ha detto, non potete mangiare i frutti dell'albero in mezzo al giardino. Quindi sono due alberi diversi, quindi dov'è il peccato originale? E poi, come se i poteri degli alberi no? si fossero scambiati: perché l'albero della vita no? ti dovrebbe far morire no? se, se mangi di quel frutto lì, e invece della conoscenza dovresti avere la conoscenza. Ma siccome qui gli alberi sono scambiati, no? e Eva risponde chiaramente al serpente, che non, posso, ma non si può mangiare, cioè, Dio ci ha detto di non mangiare i frutti nell'albero in mezzo al giardino, no? e invece Dio l'ha detto il contrario, quindi dov'è il peccato originale? Anche solo prendendo alla lettera no? e una Bibbia, sì, sì, addirittura in alcune traduzioni, anche in altre lingue, è no? mm -hmm. buffo che... Uno degli alberi è, è sparito. No? Poi ti dicono, ma le traduzioni. No? Mm. Eh, domani mostrerò anche dei pezzi che sono stati tolti dalla Bibbia. Ma questo, se uno ha la volontà, si, si va indietro nel tempo, prende le Bibbie. Tra cui c'è anche delle frasi pesanti no? a proposito della donna. Eh, I femminile, è proprio quelli che sono considerati i testi sacri, la donna è massacrata. Insomma alla grazia dell'amore <ride> per il femminile, insomma, niente a dire. Ok, perfetto. Per cui questa è una delle prime, diciamo, incongruenze che, che, che hai trovato. Ce ne sono, fino ad arrivare anche a cose pesanti, no? prima parlavamo anche dei modi di dire, sì, abbiamo parlato okay. della sinistra e della destra, ma certo. arriviamo anche a altro, fino all'origine, alla vera or origine umana. Il Libro uscirà talmente dalle orecchie, come tutte le cose si incastrano, che è difficile dire il contrario. Insomma, poi, chiaramente, ognuno eh, valuterà come ritiene opportuno. Insomma. Certo, tra certo. l'altro, tu raccomandi anche nel romanzo di procedere in modo lineare di, e di non certo. arrivare anche solo per curiosità a leggere la fine certo. perché tutto interconnesso ed è tutto un... anche un percorso animico, perché certo. tra l'altro possiamo anche dire che è un, è un libro iniziatico, un libro eh, animico. Infatti, e, sì, sì. Scusa. Infatti dico sempre che non c'è differenza fra uno scettico e un credulone, mm. se nessuno vive l'esperienza in prima persona. Perché uno non... Eh, non eh, sperimenta quella cosa che è al di fuori dal suo, dalle mm -hmm. sue credenze e quell'altro invece crede a tutto e quindi crede, ma non <ride> sperimenta niente. Quindi, se non sì. sperimentiamo, siccome parlavamo di coraggio e le idee, ma eh, l'ascolto di sé, la scoperta di sé ci vuole talmente coraggio che, perché tutto il mondo ti dà una di delle direzioni mm -hmm. e quando la scoperta di sé ti porta in direzioni contrarie. E lì ce ne vuole coraggio a, eh, certo. a scoprirsi a, no? tra l'altro è anche il titolo del risveglio 3, non chiamiamolo capitolo, ma appunto risveglio sperimentare per vivere. Quindi parli certo. proprio dell'importanza del fare esperienza. Ok, e e sì. te nel far questo hai avuto personalmente difficoltà? Perché giustamente il mondo gira nella stessa e direzione per tutti. Eh, ti sei trovato in momenti di difficoltà a, fare, a seguire questo tuo sentore o è stato tutto in... No, è la, è la cosa più difficile, perché, per come dicevo prima, però la fortuna che poi hai raccontata attraverso la, la figura di Adolfo, mm -hmm. attraverso una storia, però la, la cosa... Cioè, io ero cattolico, quindi... Eh, da essere cattolico, di solito succede il contrario, no? quello ateo, no? che comunque anche l'ateo è una religione, anche quella, perché ha una sola, un solo dogma, no? credere che Dio non esiste. No? E... Però di solito succede il contrario: da uno ateo poi a un... uno segue poi una religione. In questo caso è successo il contrario. No? E non è che dice mollo tutto, ho perso la fiducia, no? No, qui è proprio un cercare di capire, ma. Basandosi all'interno, e quindi senza sapere, la difficoltà è che uno ti dice, Ok, vai laggiù e trovi questo, ma qui non mm. si sapeva nemmeno cosa si stava cercando, no? C'è dei momenti che uno dice: Ma pensa, sono impazzito, no? <ride> sono dall'altra parte de dell'oceano. No? Dice, ma cosa sta cercando? Cioè, follia assoluta, pensi di tutto, soprattutto i primi tempi, no? sei nelle mani di sata, no? sei impazzito psicologicamente, no? E, questa è la difficoltà però è per quello domani mh, voglio enfatizzare questa cosa mm -hmm. perché chiunque esca da quella giornata da quelle quanto durerà non lo so insomma esca con qualcosa di concreto no ma no perché uno deve credere a, al libro a, ma mostrare in concretezza che se uno ha fiducia in quello che sente ti può dare dei risultati mm -hmm. e le evidenze di manipolazione che mostro dovrebbe incoraggiare questo però è come un coach no? io non, non voglio insegnare nulla a nessuno non voglio evangelizzare nulla a nessuno <ride> però poi in campo ci va la persona stessa il certo. guru non sono io, non è nessun'altra persona il guru è la persona stessa certo. in campo ci va il giocatore certo. non ci va il coach eh, qui è pieno di coach, no? il mondo ti vuole non insegnare ma è il miglior coach è la persona stessa. Se vuole percorrere eh, un cammino per capire se stesso, lo può fare solo lei. P poi certo ci sono supporti, eccetera, eccetera. No? In questi 15 anni di percorso, eh, un po' le circostanze, un po' il richiamo, un po' tante per incontri di tante persone, quindi si deve ringraziare tutti. No? Eh. Certo. Eh, 15 anni di percorso, è un percorso finito? No. Cioè, questa è una prima parte, un primo mattone. È un mattoncione perché, sì, poi, <ride> <ride> perché sì. poi do dell'arrivo a, a questa chiave molto concreta, no? e, punto mostro che è già conosciuta. Anzi, consiglio poi quando uno è arrivato in fondo, naturalmente magari non subito, lasciare un po' sedimentare e poi rileggerlo. No? Perché una volta che uno ha capito questa chiave qua poi anche rileggendolo vedete dei particolari che ovviamente è impossibile che l'abbia notato no? però le ricerche in realtà sono continuate ad andare avanti io stesso metto 15 anni di ricerca ma 3 anni di stesura del libro mentre lo st sono stati vari passati no? è impossibile scrivere 500 pagine di ricerca e mettere una storia no? che fosse fluibile ci sono stati vari passaggi ma Ripercorrendo tutte le scoperte no, di anni, dice, Cavolo, questo non l'avevo visto, no? quindi come è successo a me nella stesura, anche alle persone che lo leggono, una volta finita la lettura, ritornando indietro, vedi altre cose che... è come leggere due libri praticamente. Certo, certo. Questa era la, la tua prima esperienza di stesura di uno... Sì, libro di questo tipo, sì. Sì. poi libri scientifici e pubblicazione, certo. quello è un altro discorso. Un... sì, Esatto, un altro modo di scrivere. Sì, 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 allora abbiamo, abbiamo un messaggio. Allora, intanto di Sandro 05 sì che ci aveva anche salutato inizio trasmissione. <ride> Ciao Sandro, scusaci in ritardo. Allora, ti chiede una domanda forse banale quanto stupida. Quando ti, sei, quando ti sei messo alla ricerca della verità sul tuo credo. Sei mai uscito dal tuo credo per vedere le cose dall'alto, distaccando la realtà del tuo credo e avendo una visuale a 360 gradi e a mente vuota per prendere il tutto con tutte le possibilità? In poche parole, ti sei messo nella posizione di trovarsi nella famosa frase di Einstein, cioè. Quando è talmente assurdo per essere vero e non trovi risposte che ti contraddicono, vuol dire che è vero. Una domanda azzigogolata, ma spero si capisca. No, no, è molto chiaro. Eh, sì, la risposta è implicita in quello. Innanzitutto, grazie per, per questa domanda, perché è anche una domanda molto importante, no, che dovrebbe enfatizzare questa fiducia che dicevo prima no? per, le, per le persone che vorranno poi capire un po' di sé, no? mm -hmm. ma non attraverso me, questo è... ma soprattutto attraverso loro stessi, no? soprattutto attraverso le loro esperienze, attraverso le loro pulsioni, attraverso i loro ricordi. No? Domani mostrerò anche dei bambini piccoli no? che sanno già suonare ad esempio il piano. No? Ragazzino piccolo, eh. quanti anni ha? Viviana? Sì, eh, eh, 14, 14. Eh, domani mostro ad esempio un bambino di 4 anni, no? però io ho studiato anche pianoforte. No? E anche se ne avesse 10, eh, sarebbe difficile suonare in quel modo lì, no? e quindi, sì, il fatto di non sapere cosa uno sta cercando, no? quindi uno si mette proprio in gioco È come fare pulizia. Da tutto quello che gli hanno detto. No? Quindi mm -hmm. ci vuole talmente coraggio. E infatti... È proprio un distaccarsi: quello che dice Poi. Einstein è talmente vero. No? Che, eh, che la risposta alla domanda dello sì. spettatore, dell'ascoltatore, e rispondo anche a un radioascoltatore che ci chiede il titolo del sì. libro. Allora, il libro si intitola Il segreto mai rivelato all'umanità di Giulio Mori perfetto sì. l'obiettivo no. con il quale tu ti sei messo a stendere questo libro era più quello di voler destrutturare una realtà che ci è stata inculcata ma che non è quella o voler costruirci qualcosa di reale attorno è sapere? una domanda molto bella no? eh, anzi nel senso ti lascia qualcosa o ti fa solo eh, aprire gli occhi no 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 ti dà qualcosa, almeno spero sì. almeno <ride> le persone che mi hanno scritto, che l'hanno anche finito di leggere, gli è rimasto, ma soprattutto, è il, io lo chiamo e spero. Poi ognuno avrà la sua esperienza no? da questo libro. E diciamo, io lo chiamerei il punto di partenza per ognuno nel modo personale, alla scoperta di se stesso. Okay. Sì, infatti eh... dicevi prima, non sono il guru di turno, no, no. però da una base di partenza: poi ognuno prende la propria strada. Certo, di struttura, ma non... Cioè, il libro non è che è stato scritto in primis per me, no? Era... poi lo, lo legge solo una persona, lo legge chi... 100.000 persone, insomma, non è in quello. E è... dare un messaggio che guardate, provate a vedere... La realtà e voi stessi, da una... provate a mettervi in gioco, a no? non prendere tutto per buono eh, quello che vi è stato raccontato. E ripeto, è la base c'è cioè il coraggio, perché mettere tutto in discussione ci vuole coraggio. Allora, assolutamente. Sappiamo qu quanto siamo radicati alle cose che crediamo, certo. che a volte anche di fronte all'evidenza neghiamo perché è un senso di sicurezza certo. anche. Certo. Certo. Ok. Certo. E allora, procedendo avanti nel libro, gli argomenti chiaramente sono tanti, tu hai messo comunque in discussione fortemente eh, la credenza che avevi, la fede cattolica, no? e, ti, e hai abbracciato davvero tantissime conoscenze antiche. Io trovo che dal risveglio 7 eh, in poi fino al 10... Ti soffermi in particolare sul fenomeno degli extraterrestri, sul fenomeno degli UFO? Tant'è che nel risveglio 10 anche il titolo è L'insabbiamento del fenomeno UFO. Ci vuoi dire due parole? Cosa hai tu trovato da queste ricerche? Che anche qua vedo che comunque nei, eh, nei vari, in questi risvegli ci sono anche varie fotografie. Cosa ne pensi tu? Certo, dell'esistenza di vita negli altri pianeti certo poi nel libro ci sono anche delle foto sì. particolari no? eh, ma è appunto questo no? la chiave di tutto l'ambaradan no? il credere o non credere ma non è il credere o non credere che fa la differenza è proprio lo sperimentare no? sì. eh, perché volendo basta andare su youtube eh, Comprare dei DVD, no? il mondo è pieno. Prima parlavamo del Messico, no? una, te una terra di avvistamento. No? E... Basta leggere la Divina Commedia. Certo, no? eh. nell'arte. E, e la cosa buffa è che io lo chiamo pseudoscientismo, no? questa roba qua. Che... Diciamo, la scienza dice che conosce 100 miliardi di galassie, ma mi viene da sorridere no? quando si dice conosco, conosce 100 miliardi di galassie, se a malapena conosciamo la nostra Terra insomma no? e la nostra natura umana. Insomma. Sì, ora c'è anche questa diatriba, no? Ora su questo non voglio dire nulla perché anche su quello poi ci sono delle ricerche, ma preferisco dire quello che invece di concreto ho no? sperimentato. Eh, ma la cosa buffa di questo discorso no? del, ehm, dell'insabbiamento del fenomeno ufo, che mh, è proprio: cioè, basta andare a documentarsi, non solo, può essere, ci sono tanti fenomeni, uno te l'hanno costruita, c'è la persona no? che uno non conosce no? del paesello. No? Però il problema è che ci sono anche piloti no? che danno delle loro testimonianze militari stessi che sono stati incaricati no? e raccontano proprio la loro esperienza no? e poi quando trovano qualcosa no? eh, che siano video, questi video spariscono no? poi quando danno delle cose, dicono delle cose vengono gli viene detto di non dirle oppure vengono screditate no? diciamo il fenomeno UFO è una, una parte no? De, di questo credere o non credere perché prendiamo ritornando al discorso dei vaccini no guardate il mm -hmm. caos no? che uno addirittura toglie le amicizie a altri no eh. offese no anche sì, su sì. facebook no. però eh, i medici no come uno va fuori dal seminato un attimino boom radiato però eh, o anche nel, in altre cure alternative no perché uno dice no la medicina ufficiale è solo quella no? però quelli lì intanto hanno dei risultati e quindi se hanno dei risultati quantomeno facciamoci delle domande, no? ma cosa conosciamo davvero no? senza contare poi ora gli interessi no? che, che ci possono eh, stare sì, rietro, sì, ora, sì, senza sì, fare sì. luoghi comuni però qui vengono eh. dette le cose specifiche eh. è che il grosso problema qui come in tanti altri ambiti è che quello che è importante dal punto di vista economico, cioè la finanza che muove, manipola anche l'informazione di chiaro. conseguenza. Per è cui, chiaro. uno che è abituato a nutrirsi di TG piuttosto che talk show televisivi ha un'informazione unilaterale. Certo. Poi arrivi tu che gli dici la cosa completamente diversa, per cui tu sei l'invasato, vai pure su un certo. Anche qui sarebbe importante capire dove andiamo a prenderci le informazioni, però. Vai sulla che Bibbia tra e trovi le sì, extraterrestri. Che tra l'altro sì, nel risveglio 11, perché poi questo discorso va avanti fino a 14 mi pare, se non erro, ehm, tu affermi che erano già arrivati nel passato, quindi... Sì, in questa ricerca, Ma sì. <coughs> un momento che Adolfo si apre... A altre strade no? che vanno un po' anche oltre il suo modo di pensare il suo percorso sì. di studio e basta si apre anche in prima persona altre strade no? fra cui fra, conosce delle persone no? chiamiamole sensitive però in realtà nella sua esperienza mettendosi in prima persona si rende conto anche sperime, ci sono anche varie sperimentazioni no? che lui fa e si rende conto che siamo tutti sensitivi in realtà, non è che c'è uno che ha dei poteri speciali, anzi, la cosa bella della conoscenza di sé è proprio andare a capire no? la propria, il proprio modo di essere, la propria modalità specifica con cui uno può avere dei risultati specifici. E, e fra queste conoscenze, nel, dal libro poi da un sito possono essere scaricati anche degli audio no? in modo che uno può anche sentire delle estrapolazioni da, da dove? il sito il segreto mai rivelato.it che è il, okay. il sito de, del libro uno si registra e, e scarica degli audio e in queste conoscenze fa, fa, queste persone che conosce eh, sono sorprendenti no? perché lo stesso vengono dette delle cose che solo Adolfo conosceva no? addirittura gli viene detto di conoscere dei personaggi e lui non sa perché, perché lui stesso Adolfo non sa nemmeno cosa sta cercando in eh, quel periodo, però queste persone sensitive che, che eh, comunicano con queste entità, chiamiamole così in senso gener generale per ora, mm -hmm. gli danno delle informazioni specifiche, usano non solo su di lui, ma anche su informazioni che una persona eh, di... Che non hanno nemmeno studiato, no? queste sensitive che non hanno una grande conoscenza no? a livello di studi. No? Quindi, come possono sapere delle informazioni che poi soltanto dopo Adolfo va a verificare nei luoghi? No? E, e le, le esperienze sono talmente eclatanti che poi eh, capisce la veridicità no? di queste comunicazioni, chiamiamole extrasensoriali, medianici, no? poi c'è da distinguere. Eh, perché poi cose che neanche Adolfo sa, neanche la persona che li canalizza, no? che, uh -huh. eh, poi anche lì il discorso della canalizzazione mi viene da ridere perché la Bibbia ti dica, no? la canalizzazione è demonizzata. No? Però poi la Bibbia è stata scritta dai uomini, no? però sotto ispirazione di Dio. E quella non è canalizzazione, per dire, <ride> che differenza c'è? E comunque c'è una differenza sostanziale fra canalizzazione e ascolto di sé perché canalizzazione e questo si è andato ad esempio ora eh, non per fare pubblicità ma se uno vuole sperimentare ad esempio la scuola di in medianità inglese l'Arthur Findlay College a Londra no? e lì ognuno può fare delle sperimentazioni no? e quindi avrà le sue esperienze e lì sp specificano benissimo no? che quando ti arrivano delle intuizioni dei pensieri no? lì cerchi di capire le informazioni di una persona defunta, di certo. una persona che non conosci, quindi come puoi sapere, no? E ti arrivano informazioni che poi combaciano con, con quella che è la realtà, no? È stata. Quindi queste cose improvvise che non vengono da te, no? Te non le sai e ti arrivano nella mente improvvisamente. Ecco, questo è un po' la sorta del principio della canalizzazione, no? Mentre quello, l'ascolto interiore, che enfatizzo io e che enfatizzerò domani in tutte le salse, no? Eh, questo sono cose che ti appartengono. Eh, perché sei attratto da quel luogo se non ci sei mai stato? No? Lì non te lo dice nessuno dalla mente, lì lo senti da dentro. Perché senti di intraprendere la strada della pittura? Quello non te lo dice nessuno, lo senti. Da, anzi, casomai ti hanno detto di fare l'altro lavoro, no? ma scegliere la strada della pittura. No? Anzi, come vi sentite quando sentite una cosa che vi appassiona così forte, ma poi vi viene impedito di farla cioè, mm -hmm. eh, chiaramente non è che vi sentite bene no? ma per prendere, per capire questa bussola, no? basta chiedersi se io ho già il fatto che se voi ad esempio vedete un bambino preso a pedate in terra ma come vi sentite? Cioè, non penso no? che vi sentiate bene no? invece come vi sentite quando aiutate una persona, senza interesse, no? Una persona anziano, un bambino, lo no? mm -hmm. aiutate no? in maniera spontanea, vi sentite bene, vi sentite appagati, appagati no? e, 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 eppure siete sempre voi, no? ma qualcosa dentro di voi cambia. È no? questa bussola qui. Che e, e basta, se ora vi chiedessi no? di alzare la mano sinistra, no? piuttosto che la mano destra, provate a scegliere no? quale mano, una delle due mani, di muovere, no? e, per esempio, lei ha mostrato la mano destra, no? E, Un'altra persona muove un'altra mano, no? mm -hmm. eh, ma chi è che ha scelto di muovere la mano? No? Il mancino che manda, eh, no? Non è il cervello, perché se fosse un cervello, no, il cervello ti dà talmente tanti imp impulsi che saremmo delle marionette in tutti gli impulsi del cervello. Il cervello elabora. E il cervello, elabora. Perché, insomma, il cervello è, è il tramite fra tu e io, no? mm -hmm. perché siete voi che decidete, ogni istante per libero arbitrio, decidete. Prende quella strada piuttosto che un'altra? No? Quindi siete voi il cervello e il tramite fra il tuo io e il movimento e il corpo? No? Pensate che io, nella mia ricerca, studio le emozioni? No? Pensate che non sappiamo ancora definire cos'è un'emozione? No? Ci sono talmente teorie quando chi è fuori che è fuori dal corpo, è una manifestazione culturale, è una, un effetto del cervello, è una cosa che viene da dentro. Pensate, questa diatriba ma, ma, va, parte da, anche da molto prima, ma parte anche da Jung, no? che, eh, E quindi dopo 150 anni, ma oserei dire anche di più, non sappiamo dire cos'è un'emozione, no? Proprio perché per la scienza si parla solo di, di cose tangibili, ripetibili, no? ma mi viene da ridere anche con la teoria del Big Bang, no? che quella massa energetica no? di materia a cui ha avuto origine tutto, no? ma prima di questa massa di materia cosa c'era prima e come fa la materia a originare l'altra la mat materia? No? Sì, Questo esatto. non lo dico nemmeno io, ma lo dice anche un, un potenziale eh, premio Nobel della Chimica. Insomma. Eh, e siamo tutti energia, no? Perché luce, tutte vibrazioni, no? luce, suono, mm -hmm. eh, eh, ora ci sono le strumentazioni, ma eh, anche prima di sapere, no? eh, si respira, ma cos'è l'ossigeno? Tanto per fare un esempio. No? Fino a che ora, ora lo sappiamo, ma prima boh, per, cosa c'è? Eppure si vede l'aria, no? Non, non riusciamo a vedere. Così la luce, la, le forme, le frequenze d'onda no? visibili e quelle non visibili, no? Certo, ok. Per cui eh, proprio una carellata, hai esplorato 15 anni in vari mondi, diciamo, certo, sotto un certo, certo punto di vista. E, la sensazione, cioè, tu hai detto che sei partito, ti sei lasciato guidare da questo tuo sentire, questo istinto, ti ha, mh, diciamo, ti ha guidato dall'inizio alla fine, o a un certo punto hai cominciato a mettere assieme i puzzle e sapere dove volevi andare. No, no, sono pur sempre un ricercatore scientifico, no? quindi Appunto. la difficoltà, è soprattutto iniziale per molti anni, quindi iniziale per molti si parla di difficoltà non sapendo cosa cercare uscendo fuori al seminato, quindi di, di fidarsi, no? eh, però poi, come hai detto te, eh, ti accorgi che si forma un tassellino qui, un tassellino là poi in questi, in questi anni poi le ricongiungi no? e, e alla fine si forma un puzzle no? molto ben specifico ehm, e se questo puzzle no? talmente assurdo è già conosciuto e qui è un problema perché vuol dire che qualcosa non c'è stato detto sono parecchie cose non ci sono state okay, dette questo momento quando è arrivato? quando è che ti sei reso conto che non era una strada è nuova? arrivato da dire ecco cosa stavo cercando la certezza no? E poi dopo sono arrivate le prove però lì anche se era una cosa assurda è arrivato ok era questo che stavo cercando no? che Adolfo stava cercando no? e è arrivato dopo 11 anni 12 11 12 anni attraverso il cammino di Santiago lì ho trovato è stata trovata la chiave la chiave che poi da lì c'è stata una fiducia totale in questa chiave qui eh, quindi è andato un po' tutto in discesa e la cosa buffa è che in queste ricerche che poi non so, il libro poi arrivare a una certa parte no? eh, eh, però da molto, no? da una cosa ben specifica da molte cose ben concrete e specifiche insomma. però poi le ricerche sono continuate quindi molte cose che poi attraverso altre vie poi Altre cose si sono manifestate dopo, altre scoperte, no? Quindi eh, eh, sono conferme su conferme a quello che uno poi trova. No? E domani ve lo mostro, eh, due dipinti curiosi, no? In cui la Maddalena, ti dico, non c'è, Nell'ultima scena, ma in realtà c'è anche scritto in un caso, insomma, esplicitamente. Quindi, eh. però, vabbè, insomma, eh. Hai fatto qualche capitolo sugli angeli? È un capitolone che è durato tanti capitoli perché la figura di San Michele, ora senza svelare, no? Perché io sono sempre lì che penso al, al Michele, Micael, microfono, cioè, eh, motello, no. microfono. Allora, Michele, Uriele, questi Micael, Uriel, questo è il finale, mi viene in mente El Gheddafi, che era un titolo che lo davano un nobile. Perché? Questi angeli hanno questi nomi qua. El, innanzitutto. El, El. El in ebraico no? significa Dio, no? Okay. E quando è messo come forma di suffisso eh, significa la cosa che c'è prima eh, di Dio, come Marcel, no? Il Marco di Dio, no? Ad esempio, oppure anche... La Parola Mosè, no? che ti dicono tante cose, però anche gli studiosi si accorgono della parola, no? da Ramses no? di Ra, okay. no? figlio di Ra, a uh, Tutmosis, no? figlio di Toth. No? Quindi sono delle, dei suffissi, ma L in ebraico significa Dio, un Dio che poi vedremo in varie famose, no? anche perché nella Bibbia è al plurale, no? e poi Elohim. Non è un grado militare. Perché... Mm. Sì, un Dio che nella Bibbia parla al plurale, Insomma, è un po'... mm. <ride> però poi te lo dicano come plurale, mai status, no? con quello ti sistemano un po' la faccenda. In realtà, nel libro poi viene affrontato la figura Eloah al femminile, Allah, no? tutte queste declinazioni. Quasi come se fosse un'ella. Sì, no? sì. eh, a proposito di quel femminile, ora non voglio anticipare. Insomma, eh, <ride> sì. Però l'Angeli sì, la figura principe di questo libro, ora non, non, non anticipo perché è talmente documentato nel libro, eh, però la figura di San Michele e la linea di San Michele è stata fondamentale. Capito quello è la base per capire tutto il resto. E su questo non so se vado un po' fuori dal seminato, no, ma no, prego, prego. hai avuto l'opportunità anche di approfondire eh, le ideologie di Mauro Biglino sì, sì, sotto ehm... questo punto di vista? Ti trovi concorde su alcune cose? Eh, o... Su molte, eh, soprattutto oh. quest'ultimo libro che parla, ora non mi ricordo il titolo esatto, scusate, uno degli ultimi che è uscito sulle porte, no? che parla di queste porte di comunicazione. No? E... Nel mio libro è una conferma di questo, insomma, molto concreta. Insomma. Okay, sono varie piste, comunque che vanno. Ora da... questo libro è uscito dopo, quindi nel libro no, non lo trovate. Eh. nel proseguo, insomma. ci saranno degli approfondimenti. Magari qualcuno che si è messo in ritardo in trasmissione. Certo, certo. il libro di Giulio Mori, Il segreto mai rivelato all'umanità sembra invece quello di Biglino le porte degli Elohim se non vado errato mi sembra sì. sentito mi sembra una cosa sì esatto con Barbette sì. sicuramente okay. domani comunque ne avremmo di materiali da okay. discutere approfondire assolutamente anche perché qua veramente c'è tutto un puzzle da, da ricostruire e tutto si collega tra l'altro sì, anche perché mostrando no, in forma visiva determinate cose è ancora più facile. Insomma, è... Però l'obiettivo di domani è proprio enfatizzare la fiducia dell'ascolto di se stessi, no? la parte più profonda di sé, che sembra una banalità, ma è proprio quello che ci hanno talmente deviato. Che, e domani lo vedremo insomma, in tutte le salse che è la strada più difficile. È la strada più difficile, mm. ma è quella la via che può portare una persona a capire se stesso. No, un altro che ti dice fai questo, fai quell'altro. Certo. Io stesso dico: non credete a nulla di quello che io scrivo, perché sennò no sarebbe. No, io sono il guru, ma invece non è così. Innanzitutto, se una cosa vi risuona, perché vi risuona? No? No? Scavate. Eh, prima si parlava di Maria Maddalena. No? Una figura così demonizzata, no? come la prostituta che poi il 69 è stato smentito poi dalla, dal Vaticano stesso no? però eh, perché anche dopo Jesus Christ superstar, dopo Dan Brown no? mm. perché ha avuto così risonanza una prostituta, una figura che non conta niente, no? ha voglia di dire che ora dicono posta e l'apostoli no? <ride> ma nei secoli no? indicizzata come una prostituta perché questa figura minore ha una così risonanza in milioni di migliaia e migliaia di persone insomma e questo bisognerebbe chiedersi perché poi si arriva a capire che Maria Maddalena è una figura molto importante insomma. poi avevamo anche qualche messaggio che c'era um, arrivato um, questo era eh, Giusep... Giuseppino. Giuseppino. Eh, Scusaci ehm. se, se, se ti rispondiamo anche. Cioè, se ti leggiamo il messaggio solo ora, perché ce l'aveva mandato praticamente sulle 6 Comunque, ha detto: Guardate, che io sono un po' iniziato e veggente. Vi posso dire che Santa Chiara è la reincarnazione di Maria Maddalena e San Francesco la reincarnazione del Cristo. Eh, ha detto la verità. Ha ecco. detto la verità. La verità. Sì, una cosa forte, sto dicendo una cosa forte, ma lo confermo. Nel libro dico uh -huh. anche delle cose specifiche che saranno confermate nei successivi libri. Ha detto una verità. Okay. Benissimo, detto perfetto. così, è forte, lo capisco. Eh? Sì, sì, non sì, credete sì. a quello che dico, se è detto, no? non Dai, prendete con le molle quello che dico. ce lo argomenterai in base anche alle le tue ricerche, comunque, grazie, Giuseppino. Poi avevamo sempre Sandro05 che ti faceva una domanda. Secondo te, nel tuo cammino, cosa hai trovato? La vera realtà del cristianesimo? Hai trovato Dio oppure hai visto che Dio non esiste? No, Dio è, esiste, no? Perché è quella, quella scintilla che ci muove all'amore, no? Prima non so se l'abbiamo detto in diretta o meno, no? Parlavamo... Del muovere la mano destra o sinistra? Mm -hmm. no? Chi è che muove? Cioè, mm -hmm. Ti viene chiesto, muovi la mano destra, decidi di muovere la mano destra piuttosto che la sinistra? No? Uno per libero arbitrio muove una mano piuttosto che l'altra. Ma chi è che decide? No? Chi è che dà l'input? Non è il cervello. Il cervello è il tramite mm -hmm. fra il tuo io, no? questo se e il corpo. No? Però questo meccanismo straordinario no? che che praticamente si fa interfacciare questo il pilota, chiamiamolo di questo corpo, di questa macchina. Il pilota di come fa a interfacciarsi al corpo, non lo sa nessuno. La scienza non lo sa per il corpo. No? Il medico cosa fa? Cura il, il corpo come se fossero dei pezzi meccanici, no? Però chi sì. la guida questo corpo, no? E però quando nasci ti viene data un'opportunità te vai al concessionario prendi, ti piace una macchina te la fanno accendere no? qui questa tua macchina ti viene accesa la macchina ti viene data un'opportunità no? purtroppo eh, dicevamo prima no? eh, se uno vede un bambino preso a pedate no? ma come ci sentiamo? No? ci sentiamo bene o ci sentiamo male? Se vediamo qualcuno, aiutiamo qualcuno in, in maniera disinteressata, un bambino, un anziano, eh, come ci sentiamo? Abbiamo detto prima, no? appagati, eppure siamo sempre noi, no? appagati proprio a, senza, senza essere pagati, no? mm -hmm. eppure siamo sempre noi, ma qualcosa di noi cambia. Perché vediamo un film e ci commuoviamo, eppure non lo tocchiamo mica nemmeno lo schermo, no? qualcosa dentro di noi succede è un Dio che ti giudica no? E dove sarebbe innanzitutto dove sarebbe l'evoluzione come fai a essere un Dio amore che sei già nella colpa no? E cosa hai fatto? No? Mm -hmm. ma poi dopo la morte no? E per la religione cattolica eh, sei giudicato no? e come fai a un Dio che giudica a essere amore incondizionato? perché vuol dire che non ti accetta per come sei no? proprio il discorso della reincarnazione hanno anche una sua logica, no? Perché dicevamo prima, uno, finché stiamo qua nel nostro orticello, no? In Europa, eh, bene, tutti benestanti, chi più chi meno, no? Però nasci in un posto dove c'è la guerra, nasci in un posto dove c'è la povertà, nasci in un posto senza una famiglia, con altre culture, no? Eh, te di Gesù, di altre religioni, magari non sai niente, no? Quindi non sei meritevole. Chi ti ci ha fatto nascere in quel luogo lì, no? Allora bisogna evangelizzare, no? andare in quei luoghi eh, come se quegli altri non sapessero qualcosa di fondamentale per la loro salvezza. No? Anche senza fare tante ricerche, se uno si fa queste domande, capisce che c'è qualcosa che non torna. No? Però è un mondo talmente enfatizzato in una direzione che è difficile pensare che un mondo basato sull'amore. Ma se uno si ascolta e eh, sincero con se stessi... Va per forza in direzione dell'amore. Qui non si tratta di screditare una cosa piuttosto che un'altra. Abbiamo detto: qui si tratta di scoprire se stessi, di fidarsi, avere fiducia in quello chiaramente senza danneggiare gli altri. No? Avere fiducia di scoprire se stessi e non lo posso fare né io né un altro, nessun altro. Soltanto la persona stessa può trovare se stessa. Il guru è la persona stessa. Eh, se ci sono 30.000 religioni no? nel uh -huh. mondo vuol dire che di Dio no? si è capito ben poco. Insomma. Quindi per rispondere alla domanda il libro dà una chiave molto concreta. Uh -huh. eh, questa chiave è conosciuta e eh, l'evidenza di tutte queste manipolazioni, poi uno chi vorrà leggere... È talmente evidente, no? anche di cose che abbiamo di fronte, che non le vediamo nemmeno, no? ne diciamo, facciamo cose in automatico, ma abbiamo tutto di fronte, è tutto talmente interconnesso che uno poi, mi auguro, che quando arriva in fondo alla lettura si renda conto che è tutto volutamente manipolato. Okay. E Dico una cosa forte, ma eh, cioè, finora eh. chi ha letto il libro se ne è reso conto. Insomma, è reso. No, penso anche senza leggere... Cioè. Ma una, una, percezione, una già percezione già la, la si ha <ride> certo, sì, sì, poi sì. chi non vuol vedere vabbè, è, lì, è... È, una è una scelta comunque era uh, le porte degli Elohim il, sì, sì. il penultimo poi ha fatto sì, Dei sì, e Semidei sì, certo, certo. comunque eh, tu confermi che un, una spiritualità un, un Dio però non come disegnato, no, come disegnato certo. però esiste certo. cioè mh, diciamo, i puzzle che vengono messi assieme nel tuo, nella tua opera hanno un filo conduttore certo. spirituale energetico certo, sopra certo okay. e la volontà di appunto di staccare il tutto, la, la realtà che ci è stata disegnata ad oggi che ovviamente siamo arrivati alla conclusione che c'è una volontà umana nel gestire le cose in questo modo eh, a che pro? c'è cioè, qualcuno che ha consapevolezza di tutto e vuole che tutto rimanga... E la dimostrazione è che se, mh, nel libro poi alla fine dopo tutto questo percorso no? che sì. anche come un percorso animico no? perché poi io ho scritto questo libro mh, questa ricerca però poi almeno chi l'ha letto e l'obiettivo era proprio questo che molte persone si rivedano ma guarda anch'io ho avuto questa esperienza qui ho vissuto in questa maniera questa circostanza no? quindi ognuno non sappiamo come vivrà la lettura no? mi manderà quel paese no chi però invece risuonerà come verità però oppure chi ci sente qualcosa no però importante è che se alla fine c'è questo qualcosa che è già conosciuto e questo qualcosa che ci ha conosciuto no è evidente è stato trovato no perché è stato letto sui libri ma attraverso un un coraggio, un percorso di ricerca, mettersi in gioco no? e, do, per lunghi anni andando contro tutto quello che ti viene raccontato, eh, come l'ho fatto io, questo percorso comunque nella figura eh, di Adolfo no? eh, mm -hmm. lo può fare chiunque, quindi è proprio questo l'obiettivo. Ecco, prendetelo come <ride> un coach, detto, potete farlo. No? Sì, sì, ma io sì, non sì, sono un coach di nessuno sì. Poi, però in campo ci va la persona insomma, e quindi chi vuole scoprire se stesso no eh. però giustamente anche come dici non andare a vedere il finale ma fare passo per no. passo perché è importante avere gli elementi prima ma anche perché non si capirebbe no certo. arrivare al finale ma è talmente un percorso per arrivare a capire quello no? e, e questa conoscenza è evidente che è nelle mani di pochi no perché anche se io citassi ora le prove con cui dimostro questa roba che è già conosciuta e che ho scoperto, sarebbe meglio dire riscoperto, sì. la persona dice ma perché? No, non lo capisce, cioè già non lo vede, è impossibile <ride> che uno lo veda, perché te le mostrano, te le mostrano con i film, te le mostrano in tutte le salse, questa roba è già conosciuta, ma te la mostrano, ce l'hai davanti, ma è impossibile che uno lo capisca affidandosi a quello che ti viene detto. Questa è la cosa grave. Eh. Ma te la mostrano, adesso hai detto nei film. che questa consapevolezza è nelle mani di chi? Eh, senza fare nome eh. e cognomi. Sì, diciamo, ora che capisco, dico una cosa molto forte. Insomma. Eh. Non solo umana, ma ora vorrei dire una cosa, non so se preferisco dirlo risponde domani, perché mm. anche tanti gruppi segreti, no, mi viene da dire, no? Ora senza fare nomi di... io non appartengo a nessun gruppo, quindi ci tengo a precisare questo. Però in questo percorso, no, uno fa anche degli incontri, no? Mm -hmm. E se questa roba qui, no... È fosse già conosciuta da questi gruppi segreti no? il mondo sarebbe di sicuro un mondo migliore no? ma perché in realtà poi a certi livelli anche a queste persone iniziate no? che fanno parte di questi gruppi non li viene detto mi viene da dire che anche in questi gruppi segreti che uno pensa di avere dei vantaggi no? ma in realtà un po' di manipolazione cioè cioè, Ora non faccio riferimenti a niente, eh, però nella mia esperienza, roba che ho trovato no? in questa mia ricerca, certe conferenze no? di pubbliche avrei potuto benissimo farle io senza appartenere a, a nessun gruppo, no? ma quel, quei gruppi che c'è una spiritualità, come dicevi, non i gruppi che c'è un intento di potere mm -hmm. a manipolarti. No? Però anche in questi gruppi in cui c'è uno scopo di spiritualità e si capisce che certe informazioni comparse all'improvviso di recente, quando invece questa conoscenza è molto più antica, hanno subito una manipolazione anche quella. Mm. E quindi questo, questa conoscenza è nelle, è nelle mani di pochi. Purtroppo. Per Purtroppo. Ora. <ride> Ma anche la ricchezza stessa, no? eh, sì. eh, le per, la, quante sono le persone che magari non arrivano neanche a fine mese, con la fortuna di arrivare a fine mese, ma eh, c'è anche persone che, proprio, no, in paesi del mondo, no, che Beh, sono in sono condizioni veramente: 4 quinti dell'umanità che sono sotto la stadio no? di povertà. Eh, eh, anche la ricchezza è nelle mani di poche di persone, no? purtroppo, sì. C'è stata, eh, diciamo, nella tua ricerca qualcosa che hai scoperto che ti ha, che ha, ti ha sconvolto, cioè che avresti detto mm, mm, che non l'avresti mai considerata? Cioè, nella tua ricerca a un certo punto arrivi a scoprire una cosa che ti ha sconvolto i tuoi credi precedenti? Sì, sì, tutta la ricerca ha sconvolto okay. i miei crediti, generali, però diciamo ci sono stati, proprio perché è basata sull'ascolto, no? e sì. poi le prove arrivano dopo, no? sì. ti dicono vedere per credere, ma in realtà è il processo contrario, credere quindi in se stessi, non negli altri, credere in se stessi e poi le conferme ti arrivano. Però sì, in questo percorso ci sono stati dei momenti chiave in cui ti dici cavolo, cioè e hai la certezza anche prima di trovare le prove ma come è possibile non averlo visto prima ma sono uh -huh. talmente anche evidenti che ce l'abbiamo davanti eh. farò anche degli esempi eh, domani insomma, eh. certo, un stato. esempio riesce a estrapolarlo così eh, vabbè banalmente sì, quello, quello perché... che abbiamo letto ad esempio anche prendendo la, i testi sacri no? sì. Tra virgolette, se uno poi <ride> le va a legge scevro dei condizionamenti, no? perché sì, anche sì, io sì, sono sì. cattolico insomma dicevo usare tutti, tutti i giorni quindi senza, senza rinnegare nulla no? di, del proprio percorso no? anzi è servito per vedere per stare dentro la religione e quindi essere a conoscenza di certe cose no? perché se non conosce la religione no? non sa nemmeno come la sto, le storie no? della religione che ti vengono dette però anche prendendo semplicemente la Bibbia, vediamo delle incongruenze, no? eh, ad esempio il Dio che, che uccide, no? eh, mm. e dice ma come può essere... Del vecchio no? testamento. Il peccato originale, basta prendere la Bibbia, sì, sì, cioè, no? che quello che abbiamo prima. letto, ma anche scoperte eh, sui giochi di nome, no? mh, su, sulla Maddalena, insomma, eh, sul femminile, tutto interconnesso. Eh. Ora nel libro non c'è sarà nel prossimo, però vi faccio questa domanda, non vi do la risposta, ma perché non è nel libro, questa, sì, però sì, sì, vi sì. faccio una domanda giusto per provocatoria. No? Adamo ed Eva, ma che nomi strani, no? Adam ed Eva, potremmo chiamarlo con altri nomi anche più comuni, no? Adamo ed Eva, non sono strani questi nomi, no? eppure in questa Adamo ed Eva c'è la chiave su come ci hanno fregato. Mm. Il ma è principio proprio dell'inganno, dell sì, dell sì, ma è bravo. proprio banale, senza affatto eh, sì, sì, di... sì, capita sì, la sì. chiave lì. Poi forse uno non ci arriva subito. Ma una volta che uno legge il libro eh, e capisci che la figura di Maria Maddalena è fondamentale, se io poi ve lo dico, dice, cacchio, cioè, ti asca le braccia, dice, ma com'è possibile? la ed Eva, no? che, a parte abbiamo detto prima, e Eva, chi crede nella scimmia, no? le altre culture, sempre tutte le salse sì, sulla okay. nostra origine, no? E oppure, poi in eh, sì. cer certi luoghi particolari c'è stato proprio del riconoscimento, no? si è richiamato a certi luoghi perché quando ci arrivi non sai cosa stai cercando, però quando sei lì poi eh, alcuni li riconosci, no? e capisci, vedi delle cose che su internet è impossibile che tu le veda. No? È stata, è stata tutta un'evoluzione dopo la Maddalena vai avanti sui merolì carolingi no sul libro non parla delle discendenze parla in una strada molto diversa da quella classica no? ne, mm. diciamo dopo Dan bravo ma anche prima insomma delle discendenze però eh, nelle ricerche sono proseguite insomma abbiamo capito no no ma abbiamo capito che il le tappe della Maddalena sono anche in luoghi che non vengono nemmeno citati eh. È e ci sono le evidenze proprio eh, uno si aspetta di trovare, ora non, non dico il nome, no? ma per dire sono stati trovati anche in Italia in no? sotterranei della chiesa no? templari, eh. mh, scheletri templari con una scritta sul muro Maddalena. No? Ma, Madeleine è la prostituta, come è possibile che ci sia scritta Madeleine? No? Non ti aspetti Gesù, ti aspetti qualsiasi altra figura, no? Ma perché Madeleine? È una bella gnocca è eh, anche una bella gnocca ma <ride> però, eh, non è quello che, che è sufficiente per dire no? l'importanza, certo. Comunque, hai detto prima che alcune risposte ci saranno nel nuovo, stai, stai già scrivendo qualcosa di nuovo? S sì, ora. Mm, Embrionale, sì, ora, ora insomma siamo, è uscito da poco. Questo sì, no, no sarebbe... era per capire la tua comprensione. No, anche perché serve prima questo per capire il resto. Certo. No, Tra 15 nessun... anni avremo il prossimo, praticamente. No, spero, prima, <ride> spero, prima, spero, prima, spero prima. Tra 15 anni, magari anche prima. A parte che eh, quanto ci hai messo a scrivere questo libro? Eh, tre anni e mezzo circa. Eh, Un bel tempo. Certo. Sì, anzi alla fine non ne potevo più nemmeno io perché con lo scambio e con la caritrice, peraltro devo ringraziarli, insomma, la UK Print insomma, sono stati meravigliosi, insomma, mi hanno supportato. No? Però poi già questi anni di scrittura, già tutte le ricerche no? di questi, tutti questi anni e poi in questo scambio no? di mail, ma la copertina fai così questa correzione. no? <ride> A un certo punto, non è noi fa più. Vuoi gridarla al mondo, eh, <ride> dice ognuno certo, certo, certo. certo. eh, chi lo legge, lo legge. Insomma, no? e via. Io sono a posto, la mia ricerca l'ho fatta. Quindi insomma, no. comunque ci hai lavorato da solo sì. tutto da solo, da solo arrivare a, a capire tutta la chiave. Poi sì. ripeto, in questo percorso si incontrano tante persone sì. e, sì, sì, e sì. devo ringraziare tutti. No? Ognuno ha un tassellino chi più chi meno, in mano. Nelle perché se no. La domanda è ma perché una persona esiste, no? incarnata? Non è certo per pagare le tasse, con, con rispetto eh. a per pagare le tasse che, che vanno pagate, no? però no. Se, se è qui per un motivo non è a caso, no? eh, certo. ognuno ha un suo scopo, è quello che è la chiave importante, ognuno deve capire il suo scopo. Assolutamente. Va bene, io direi che siamo verso i titoli di coda. Abbiamo già detto troppo, a dire la verità. Non so va? cosa ci hanno capito <ride> ascoltando, però... Vabbè, insomma, qualcosa avranno capito. di cose, insomma. Dopo, il libro è molto più profondo e giustamente merita, prima di tutto, la lettura. Grazie. E, e domani, insomma, anche un confronto con, con l'autore certo, certo, certo. che sicuramente riuscirà a trasmettere anche in maniera più diretta alcune informazioni. Certo, certo. D'accordo altro eh, da aggiungere? Direi di no, perché già, eh, abbiamo già parlato parecchio, sono argomenti veramente complessi. Domani ci diamo appuntamento, allora alle 17, con la conferenza La via negata al genere umano, al Circolo Ighina. Beh, giusto per sapere da quanto fai conferenze che porti queste informazioni mm, al questo pubblico? Questo da poco, da quando è uscito il libro. insomma. Ah, no? proprio... Eh, Chiaramente, come avete capito, il libro parla, è tutto un insieme di, di tematiche sì. interconnesse, che è anche difficile. Poi non è che uno può spiegare tutto il libro. No? però la, chiave, la via negata all'umanità, proprio perché voglio enfatizzare quello. In modo che chi esce da lì ha comunque uno strumento da cui partire, che una, bella cultura. È... una bella cultura. Poi chi vorrà metterlo in pratica, insomma. C'è cioè in mente di fare anche un manualetto, insomma, qualcosa di concreto. Però poi, ripeto, il guru è la persona stessa, quindi questa è una traccia, no? Quindi certo. Comunque, no, quello che volevo capire era. Nei tuoi anni di ricerca l'hai fatta per te stesso, come dicevi prima, sì, sì, certo. e solo in fase finale, hai deciso comunque di condividere certo, certo. primis, soprattutto per me stesso, ok. 不是。